Ben ritrovati amici appassionati di ginnastica, siamo allo Sport Palace di Kiev per commentare l'ultima giornata dei 32esimi campionati del mondo di ginnastica ritmica. Accanto a me il capo delegazione Rosario Pitton, saluto. Buonasera. E la referente nazionale di giuria, collaboratrice della direttrice tecnica nazionale Marina Piazza, Isabella Zunino Reggio, che è qui presente in qualità di giudice internazionale. Salve a tutti. L'Italia qualificata in entrambe le finali dopo lo straordinario risultato di ieri, lo ricordiamo, l'argento nel concorso generale, e tenterà oggi di compiere un'ulteriore impresa cercando di conquistare un podio, un posto sul podio nell'esercizio con le 10 cravette e in quello con palle e nastri. Eccoci dunque al palazzetto, questo è l'ordine di gara e volevo chiedere a Rosario com'è lo stato d'animo della nostra squadra prima della gara. Penso che stasera non sarà semplice perché le ragazze sono chiamate a dimostrare tutto il loro valore dopo la straordinaria medaglia d'argento di ieri. Devo dire però che le ho trovate serene e decise, con una gran fame di medaglie, speriamo bene. Ecco, inizia, apre la Spagna che ieri ha raggiunto il quarto posto, è arrivato a un soffio dal podio, è impegnata nelle 10 cravette, la posizione di partenza molto coreografica, Isabella. Assolutamente, godiamocele e poi vediamo. No hay dolor como esta gloria. Ottima la scelta musicale della Spagna, come vedete adesso è sempre più importante anche l'aspetto interpretativo dell'esercizio e loro giustamente hanno scelto una musica spagnola, che è un flamenco, e addirittura utilizzano spesso le clavette proprio come le nacchere. Anche la sincronia del rumore dei piedi, che naturalmente non sono i loro perché sono su una pedana, ma è talmente ben sincronizzato che sembra davvero di vedere uno spettacolo di flamenco. Molto brave. Ottimo, devo dire che in questo campionato le spagnole, più ancora della composizione, gli esercizi che vediamo in finale sono tutti delle buone composizioni, hanno brillato proprio per la pulizia del movimento, sono la squadra che ha commesso sicuramente meno errori rispetto alle altre e queste le ha portate ad avere il quarto posto l'altro giorno e oggi credo che avranno un buon punteggio proprio perché l'esercizio non ha avuto grossi falli. 17.350, 8.750 di difficoltà, 8.600 di esecuzione, mi sembra un ottimo punteggio. Un ottimo punteggio, poi ricordiamoci che ogni volta che si supera il 17 è un ottimo punteggio.
Vediamo la Cina, che ricordiamo sul podio di Pechino, da allora era un po' scomparsa dal palcoscenico internazionale, la ritroviamo qui comunque abbastanza competitiva, una buona squadra. Sentite che anche loro hanno scelto una musica che ricorda molto il teatro cinese. Brave, anche loro sono state un buon esercizio, anche se sicuramente è un esercizio meno coinvolgente di quello che abbiamo visto precedentemente, molto più cauto, per cui con meno parti rischiose, per cui, come dire, è anche più semplice non sbagliare, se rischi di meno sbagli di meno. Anche loro hanno messo molto della loro cultura, appunto, come dicevamo, del teatro cinese. Avete visto che ci sono state delle parti in cui hanno fatto ventagli. Le cinesi sono famose da sempre per tutti questi sollevamenti. Vedete che è sempre un gioco molto coreografico fra clavette e corpo delle ginnaste. Ecco quello che dicevamo, vedete che questo movimento è proprio il ventaglio cinese abbastanza tipico. 16-18, 8-500 di difficoltà, 8-300 di esecuzione, qualcosa di più di 5 decimi dalla Spagna, che attualmente appunto è ma soprattutto testa. Per l'esecuzione, come dicevamo prima. Ed ecco l'Italia, incrociamo le dita, seguiamo l'esercizio delle nostre fantastiche farfalle, che è rischiosissimo invece, perché come vedrete è un continuo. Ottimo l'insieme, la sincronia.
anche l'Italia con il Requiem di Verdi ci mette molto della nostra cultura, della nostra operistica cultura. E oltretutto, proprio parlando della musica, rispetto alle due musiche che abbiamo appena sentito, c'è una varietà di pezzi forti e pezzi invece estremamente morbidi che dovrebbe essere fondamentale nella costruzione di un esercizio. La bravura di Emanuela Maccarani probabilmente sta proprio in questo, ogni volta costruisce delle coreografie brave straordinarie. Brave ragazze, davvero brave, devo dire impeccabili, ce la giochiamo. Davvero, davvero straordinarie queste ragazze, hanno confermato tutto il loro valore a livello mondiale. Siamo lì, vediamo adesso. Aspettiamo con ansia il giudizio, la valutazione delle giurie. Italia che nel concorso generale aveva costruito il proprio successo proprio sull'esecuzione delle 10 clavette, dove avevamo ben fatto anche a San Pietroburgo nell'ultima esperienza prima di questi mondiali a Ferragosto. Prima abbiamo visto proprio un pezzo di interpretazione dove le ginnaste duellano con le clavette, proprio perché quel pezzo di musica richiama proprio quel movimento, ed è anche questo un grande merito di Manuela, perché è veramente, la musica è interpretata. 17.300, siamo dietro. Ottimo. Siamo dietro alla Spagna però di 0.05, sì. Quindi veramente un 8.700 di difficoltà, 8.600 di esecuzione. Purtroppo siamo dietro la Spagna, ma adesso devono gareggiare le altre. La Russia senz'altro è fra le più accreditate, da guardare con particolare attenzione. Anche perché deve riscattarsi da un concorso generale veramente molto falloso. Sì, sono state la sorpresa negativa per ora di questa rassegna. Naturalmente le campionesse olimpiche hanno sempre una grande attesa su di loro, come anche l'Italia che veniva da 3 mondiali consecutivi. Ecco, l'unica forse grossa differenza è che queste sono le stesse ginnaste delle Olimpiadi, mentre la squadra italiana è cambiata per 4 sesti. O 2 terzi, sì, sono 4 le new entry: Camilla Bini, Camilla Patriarca, Chiara Ianni e Valeria Schiavi. Invece sono confermate Marta Pagnini, che è il capitano attuale, e Andrea Stefanescu. La Russia, al contrario delle altre, non ha scelto sicuramente una musica loro. Noi scherzando abbiamo detto, ma guarda, è un errore. Brutto anche perché questa è una perdita da 0,70. Scherzando dicevi? Ha scelto una musica italiana, io non so se la volessero dedicare a noi, non credo sia così, però ha scelto musiche che non sono assolutamente russe. E oltretutto ha fatto la scelta di quello che una volta veniva chiamato un purpurri, ma adesso va bene, basta che le musiche, anche se differenti, di differenti autori, siano ben collegate fra loro, e in questo caso lo sono sicuramente. Possiamo dire delle due l'una: o è stato un guanto di sfida lanciato all'Italia 3 volte mondiale, appunto, oppure l'Italia ormai è talmente un punto di riferimento che anche la Russia sceglie una musica, una canzone tipicamente nostrana per la propria esecuzione. È comunque un vanto per noi, per la nostra scuola. Ah, senza dubbio. Meglio che nel concorso generale, però sicuramente quel errore perdita, sì. Da 0,70 graverà sull'esecuzione, e non solo, perché credo che abbiano per quel motivo saltato una collaborazione. Ricordiamoci che la
squadra ha due elementi fondamentali che sono gli scambi, dove tutte le ginnaste lanciano un attrezzo e ne ricevono uno diverso da quello che hanno lanciato, e le collaborazioni, dove appunto, lo dice la parola stessa, si collabora al fine di fare un elemento coreografico rischioso, e comunque tutte e cinque si collabora a uno stesso fine. Queste sono ginnaste sicuramente con ottime doti, l'ha dimostrato il salto che hanno fatto. Bellissimo questo pezzo che è proprio da giocolieri. La stessa Wiener ha detto che sono andate a scuola da dei giocolieri del circo per imparare a fare questo maneggio. Devo dire così anche i body, ecco, sono meravigliosi. Eccolo. Sì, è veramente suggestivo questo passaggio, questo rallenti. Il body sono molto belli anche. Ma ormai anche il body fa parte della coreografia, ma dell'esercizio vero e proprio. Infatti il 16.200 le relega dietro sicuramente, 8.600 di difficoltà, 7.600 di esecuzione. 7.600 è proprio basso. Una vera batosta che sì, rende davvero in salita questa finale per la Russia. Ed ecco le padroni di casa che sono rimaste molto deluse dall'esercizio con i due attrezzi, perché purtroppo è proprio scappato via, e anzi la ginnasta, invece di prendere l'attrezzo di riserva, è addirittura uscita, è andata quasi negli spogliatoi per recuperare il suo attrezzo, e quindi non saranno alla finale dei due attrezzi, quindi se la stanno veramente giocando tutta per avere un posto in prima fila. Si è corsa dietro la palla, ha ricordato un po' quello che accadde alla Russia a Mie nel 2009. In quei casi il problema principale è che le compagne continuano la loro esecuzione, e penso ci sia anche una penalità. E purtroppo non vale niente. Non vale sia nulla tutto quello che fanno, se mancano il ginnasta in pedana, non... Certo. È come se non lo facesse. Cioè è inutile anche farlo. Anche loro sono andate sul folklore, come anche i costumini richiamano molto i costumi ucraini. Piccolo errore. Ricordiamoci che sempre col nuovo codice, e questo è il primo mondiale col nuovo codice, c'è l'obbligatorietà di fare 8 secondi di passi ritmici, l'abbiamo visto, e forse anche per questo che molte squadre hanno scelto delle musiche folcloristiche o locali, se non altro proprio perché possono mettere i passi tipici di quelle musiche. Palazzetto gremito, c'è un gran tifo, naturalmente è coperto dalla musica. Grande passione, amore per la ginnastica ritmica in Ucraina. Sì, abbiamo avuto la gioia, devo dire, di avere sempre la partecipazione nel pubblico delle grandi ginnaste che ci hanno sempre affascinato, da Bessonova, Godunko, erano tutte presenti in questa manifestazione, e tutti i giorni saranno sicuramente soddisfatte perché hanno fatto una buona esecuzione, non senza pecche, ma sicuramente di buon livello. Vedremo adesso il giudizio, veramente una gara abbastanza tesa, insomma. Il livello è altissimo. Rosario, tu hai una sensazione positiva nei confronti dell'Italia? Io in questo momento, per la verità, sono in trance perché ho visto le nostre ragazze veramente decise e meriterebbero certamente di salire sul podio, anche se il primo posto è andato già via, speriamo che le altre non facciano meglio delle nostre.
tu hai ricordato delle grandi campionesse ucraine, ma in tribuna c'erano anche Elisa Santoni, Elisa Blanchi, Angelica Savariuk e Fabrizia D'Ottavio. Sì, perché con gioia hanno presentato le ginnaste olimpioniche e quindi Fabrizia D'Ottavio, noi sappiamo che olimpionico vuol dire che ha vinto una medaglia alle Olimpiadi. Loro sono atlete olimpiche, comunque esatto. Medaglia d'argento e di bronzo. Angelica solo il bronzo a Londra. E Fabrizia solo l'argento. E solo l'argento, Fabrizia. 17-2-0-8, un buon punteggio che al momento le posiziona le colloca in terza posizione. Loro non sembrano molto soddisfatte, però. È vero. 8-850 di difficoltà, 8-350 di esecuzione. Adesso seguiamo le campionesse del mondo, perché questa è la squadra delle bielorusse. Bielorussia è davvero impeccabile nell'all round di ieri. Fantasioso questo movimento di pendolo che fa la ginnasta per prendere la... Ah, un altro errore, siamo già a due, non gravissimi, ma sicuramente si sono dovuti perdere la formazione per poter recuperare la clavetta per evitare che caschi. Eccone un altro. Sicuramente meno pulite di quanto sono. Era nell'aria. Sì, erano un po' troppo imprecise, quindi anche un'altra caduta, quindi sono fuori, dai. Dovrebbero. Sportivamente ci dispiace per le bielorusse, che sono delle belle ginnaste, certo. Sì, però dall'altro lato la gara è gara e l'argento dell'Italia veramente comincia a prendere forma. Assolutamente. Nel frattempo l'Ucraina ha fatto ricorso sul suo punteggio. Ricordiamo che il ricorso può essere fatto solo esclusivamente sul punteggio di difficoltà. Adesso vedremo se verrà accettato o meno. Noi speriamo di no, naturalmente. Io vorrei ricordare una cosa, il ginnasta e la squadra si trovano, adesso anche le individualiste, a fare due competizioni importantissime a breve distanza. In più ricordiamoci che questo campionato del mondo, rispetto ai campionati di sempre, è un mese prima del solito, perché normalmente il campionato del mondo si svolge a fine settembre, invece adesso si è svolto, lo sappiamo che siamo a fine agosto o i primi di settembre, e sicuramente anche nell'organizzazione del lavoro delle varie nazioni. Infatti abbiamo notato, tutte le giudici presenti, che è forse il campionato più sporco, tra virgolette, che abbiamo visto, nel senso che tanti errori anche da parte degli individualisti. Abbiamo visto Mamun che ha fatto un disastro, la russa, per cui è stato più un mondiale basato sull'esecuzione, sulla correttezza dell'esecuzione, che non su altri fattori. Non ti ho interrotto perché il 16-0-33 era ininfluente, quindi la Bielorussia chiude al sesto posto e quindi l'Italia vince un altro argento, un'altra medaglia ragazzi. D'argento. Complimenti. Direi che questi risultati dimostrano che l'Italia c'è, senza soluzione di continuità tra le vecchie e le nuove farfalle. Quando parlo d'Italia penso al nostro presidente federale Agabbi, a tutto il Consiglio federale.
ai dipendenti della federazione di Viale Tiziano, ma anche ai presidenti dei comitati regionali che assistono le società nella loro crescita, fino a raggiungere questi livelli, permettendo al nostro paese di essere così protagonista. Si chiude così questa gara, vi diamo il più cordiale saluto e appuntamento alla prossima finale, quella con le palle e i nastri.